benvenuti ad una nuova puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Mentre ci recavamo a registrare la puntata odierna, mi hai fatto vedere Ettore un piccolo arbusto di nome Daphne. Adesso però ne vedo anche un altro. Me ne parli? Ma certo che te ne parlo. Si tratta della Daphne Kenneorum, che vediamo molto bene nelle immagini e che è una pianta sempreverde a portamento arbustivo, come abbiamo già precisato, i cui rami, prostrato ascendenti, possono allungarsi anche per una quarantina di centimetri. Le sue foglie appaiono coriacee e lucide sulla pagina superiore, mentre l'inferiore è discernente glabra. I fiori appaiono di una colorazione rosata, sono molto profumati, piuttosto piccoli e riuniti in ciuffetti anche di una decina di esemplari. Di forma sono tubolosi e terminano in quattro lobi acuminati. A maturazione si trasformano in dei frutti sferici, inizialmente giallognoli e poi nerastri. Nella nostra provincia la Daphne Kenneorum si può incontrare sui suoli aridi e nei ghiaioni, comunque sempre in luoghi asciutti, soleggiati e piuttosto caldi, dove fiorisce da aprile a luglio a seconda dell'altitudine, che può arrivare anche a 2000 metri. Tutta la pianta è molto velenosa, in particolare i semi, i fiori e le foglie. L'intossicazione può avvenire per contatto o per ingestione. Nel primo caso si presentano irritazioni e dolore sulla parte esposta, quindi ulcerazioni e vesciche. Nel secondo si presenta inizialmente con forte vomito e poi con un senso di malessere generale. In entrambi i casi è doveroso recarsi immediatamente al pronto soccorso. Da come ho capito, Ettore, questa pianta quindi è conosciuta fin dall'antichità. Certo che è conosciuta. Pensa che già gli antichi greci la usavano. Pensa, Giorgia, che la fama della nostra Daphne ci viene dai tempi di Ippocrate, quando l'arte medica e quella farmacologica erano esercitate dalla stessa persona in botteghe dove venivano conservati i medicamenti riposti in particolari recipienti. Tra questi vi era sicuramente anche quello che conteneva la nostra Daphne, usata a quei tempi come forte purgante. Anche il nome del genere ci viene dall'antichità e significa lauro, per una lontana rassomiglianza sia delle foglie sia di frutti con quelli dell'alloro. Quello della specie invece, di significato ignoto, si trova in vecchi testi scritti in greco antico. E anche per oggi è davvero tutto da Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Grazie per averci seguito e ovviamente buon proseguo alla visione dei nostri programmi. Sembro seria. No, sei seria. Ciao Giorgia. Ciao Ettore.